Siamo pronti a raccontare la città, il gran lavoro di questi ultimi 15 mesi, da quando le risorse del PNRR sono state messe nel piatto a disposizione di tutti gli enti, ma soprattutto dei comuni. E infatti, così come abbiamo subito percepito all'Assemblea nazionale di ANCI di PA del novembre del 2021 a Parma, questa è l'ultima opportunità per le amministrazioni locali per riprogettare il proprio futuro. Ed è un'opportunità che noi stiamo cogliendo a mani basse. Abbiamo partecipato soltanto per il PNRR a 20 progetti, di cui già tanti finanziati per un valore di 13 milioni di euro. Il valore complessivo delle nostre richieste invece è pari a 50 milioni di euro, ma ora avremo l'opportunità di raccontare. E racconta di una visione di sviluppo della nostra città che guarda alle esigenze di tutti i cittadini. Il nostro presidente, il sindaco De Caro, bene ha rappresentato questa opportunità per tutti gli enti locali. Per noi in particolare si tratta dell'occasione per ridurre il gap tra una città che per tanto tempo è rimasta ferma a guardare e le città del centro-nord che invece sono molto più evolute di noi. Avremo servizi dagli asili nido, dalle palestre, dalle strutture sportive, dai centri di raccolta rifiuti, dai grandi progetti per i giovani, da quelli per i braccianti agricoli. Saremo lì pronti a presentarli adesso. Buongiorno a tutti. Grazie per essere intervenuti. Riprendiamo dal Palazzo di Città il ciclo di conferenze stampa informative sulle attività politico-amministrative della città di Mazara del Vallo. E quest'oggi l'argomento principale che tratteremo insieme al sindaco, che ringrazio, è il sindaco Salvatore Quinci e all'assessore alle politiche comunitarie Vincenzo Giacalone, è un argomento di grande attualità ma che ha anche un impatto diretto sulla vita di tutti noi. L'argomento PNRR, questo acronimo che abbiamo sentito da tanti anni, non è qualcosa così di aleatorio, ma è qualcosa che invece ha un impatto diretto sulla vita di tutti i cittadini italiani grazie ai fondi che sono stati ottenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I vari enti si sono attivati per presentare progetti e quindi poter spendere, investire nel proprio territorio una fetta anche importante per migliorare la vivibilità dei territori, e quindi l'argomento di oggi sarà appunto l'impatto del PNRR sulla città di Mazara del Vallo e i progetti che sono stati presentati dall'amministrazione, alcuni già finanziati, altri invece presentati e dei quali si attende l'esito. Faremo questa conferenza anche con l'ausilio di alcune slide. Noi ringraziamo Angelo Giacalone che ci ha dato un supporto per anche graficamente così accompagnare questa conferenza rispetto alla presentazione dei progetti. Subito la parola al sindaco Salvatore Quinci per l'introduzione, dopodiché vi lasceremo naturalmente liberi di fare le domande o le richieste di chiarimenti che riterrete opportuni. Sindaco. Buongiorno a tutti i presenti, ai cittadini che sono presenti, ma soprattutto alla stampa. E allora, ritorniamo a vederci per parlare questa volta di quello che è il futuro di Mazara, ed è un futuro concreto, perché come sapete il destino del nostro paese post pandemia è legata a questa importante leva di sviluppo che è il piano di ripresa e resilienza, PNRR l'acronimo, che ormai è sulla bocca di tutti, se ne parla da tempo, ma di fatto come concretamente questo impatterà sulla vita dei tanti cittadini invece non è per nulla ancora chiaro. Noi ci incontriamo oggi dopo almeno 15 mesi intensi di lavoro in cui i nostri sforzi sono stati legati a costruire una visione
di sviluppo della nostra città. Ed è uno sviluppo che non arriverà chissà quando. È chiaro che ci saranno dei tempi per la realizzazione di tutti questi progetti, ma non sono tempi lontani. Mazara presto avrà davvero un nuovo aspetto. Noi abbiamo investito la nostra energia per una visione di una città che sia intanto in grado di offrire servizi nuovi ai propri concittadini, che vuol dire asili nido, scuole primavera, che vuol dire palestre all'interno delle scuole che non ne sono dotate, servizi che vuol dire ancora un centro di raccolta rifiuti in grado di accogliere altro materiale, altro rifiuto differenziato, è in grado di accogliere soprattutto le esigenze di una città che si sta scoprendo sempre più green, nonostante ancora ci siano tante difficoltà, che vuol dire ancora servizi legati alle strutture sportive. Mazara finora ha conosciuto soltanto una struttura sportiva indoor, il palazzetto dello sport. Presto ne avrà almeno tre, e in tre quartieri diversi. E questa sarà davvero una grande novità in grado di rivoluzionare l'attività sportiva dei nostri ragazzi. Oggi c'è tanta carenza di strutture sportive, e invece noi presto ne avremo tre. E poi i progetti che guardano alla digitalizzazione dei comuni, i progetti che guardano a, per esempio, ai giovani. E infatti io vorrei entrare nel dettaglio di questi 20 progetti, Ettore, finora presentati, 20, per un valore complessivo superiore ai 51 milioni di euro, e che sono stati già finanziati per un valore di 13 milioni di euro. Partiamo dal progetto, vedete in sovraimpressione in questa slide, ecosistemi di innovazione, il bando è quello del Ministero della Coesione, Polo per l'innovazione e la sostenibilità del Mediterraneo, c'è qui una partnership, Assessore Giacalone, Sindaco Quinci, una partnership importante con istituzioni di livello che sono l'UNIPA, vale a dire l'Università degli Studi di Palermo, l'Università LUMSA, il CNR, la sezione IRBIM del CNR Mazara, e sono tre i siti interessati della nostra città. Quindi entriamo nel dettaglio con questo importante progetto, Sindaco. Questo è il progetto del PNRR, è quello sul quale abbiamo investito davvero tante energie, una grande partnership fra soggetti significativi, l'Università di Palermo, la LUMSA, due dipartimenti del Consiglio Nazionale della Ricerca. Io ho sentito personalmente il rettore Midiri dell'Università di Palermo, il rettore della LUMSA, la presidente, l'ex ministro Battaglia, che ho incontrato qui a Mazara del Vallo riguardo questo progetto. Altri partner sono fondazioni e istituti di ricerca. Un progetto che guarda a Mazara come capitale vera del Mediterraneo, come un centro di innovazione in grado non soltanto di offrire opportunità ai nostri giovani, ma di attrarre anche giovani del Maghreb. Un piccolo campus cittadino su tre immobili storici che da tempo sono abbandonati e che invece contiamo ritorneranno a vita. Oggi noi abbiamo superato la prima fase e probabilmente ci contiamo, andremo a procedura negoziata. Questo vorrà dire che se il progetto verrà finanziato come noi speriamo, presto Mazara sarà davvero un riferimento economico, scientifico e culturale dell'area del Maghreb. Ed è il progetto di Mazara, perché questa è la nostra vocazione naturale. Ma io passerei la parola all'assessore Giacalone per due minuti, non di più, sui dettagli del progetto, cosa prevede, quali sono gli immobili coinvolti e di fatto il progetto che prevede non la ristrutturazione degli immobili e basta, ma poi l'animazione di questi siti, che è quello che ci interessa veramente. Assessore Giacalone.
Allora, partiamo dall'ex collegio dei Gesuiti, assessore. Assolutamente sì, come diceva il sindaco, questo è un progetto su cui noi abbiamo puntato tantissimo. È la nascita appunto di un polo dell'innovazione del Mediterraneo. I tre siti che noi intendiamo ristrutturare sono il Collegio dei Gesuiti, per tutto il primo piano, perché come ben sapete il piano terra era stato già ristrutturato e si prevede la ristrutturazione del piano primo, il piano nobile del Collegio dei Gesuiti, dentro il quale è prevista la realizzazione di aule per alta formazione. Quindi l'Università di Palermo e l'Università LUMSA andrebbero a realizzare all'interno di questa struttura, verrà animata con corsi di alta formazione, master e così via. Quindi già questo piano, che era storicamente sede del liceo classico, ritornerà ad avere alta formazione e istruzione per i nostri giovani. L'altro invece, se fai vedere la slide, è il convento di San Francesco, che verrà, è la parte posteriore del Civic Center, quindi è collegamento naturale che c'è già con la struttura che noi abbiamo avviato, il Civic Center, che è un polo, un hub di innovazione dove nasceranno nuove start-up. Dietro lì sono previsti tutti i laboratori di ricerca del CNR. Quindi due istituti del CNR che fanno parte, sono partner di questo progetto, andrebbero ad animare e a collocare le loro sedi all'interno del convento di San Francesco. Convento di San Francesco, ricordo che è proprietario del libero consorzio provinciale, ma che per questo progetto e per le finalità di questo progetto è stato ceduto al comune di Mazara del Vallo. Quindi il comune di Mazara del Vallo ne ha il possesso per la realizzazione di questo progetto e per gli scopi e le finalità di questo polo dell'innovazione. Quindi centro di ricerca, i due istituti del CNR verranno collocati all'interno di questo bellissimo complesso. L'altra sede che noi abbiamo individuato e potrà essere potenziata, è una sede già ristrutturata, ma è una sede che per vari motivi non è stata ancora utilizzata, è San Carlo Borromeo, con annessa la chiesa, che potrebbe diventare una sala per conferenze, e poi tutta la parte relativa a San Carlo Borromeo, che potrebbe essere una sorta di foresteria per l'accoglienza di docenti, ricercatori e personaggi illustri che verranno a visitare il polo dell'innovazione. Per quanto riguarda l'ex collegio dei Gesuiti, io vi rinoltrerò la nota comunque che avevamo già fatto del 22 marzo. L'investimento è di 5 milioni di euro, è giusto anche citare il progettista, l'architetto Tatiana Persia, il responsabile del procedimento, il geometra Salvatore Ferrara. Per quanto riguarda l'ex convento di San Francesco, è un progetto da 12 milioni di euro, dei quali circa 1,8 milioni per interventi di recupero edilizio, il resto sono tre progetti di dotazione, arredi, apparecchiature e laboratori del CNR. In questo caso il progetto è stato redatto dai tecnici comunali Michele Caldarera e Marcello Bua, ammonta a poco più di 1 milione di euro il progetto per la dotazione di attrezzature e ad arredi del complesso di San Carlo Borromeo. Sindaco, andiamo avanti. Bene, andiamo avanti. L'altro progetto già finanziato, che dal nostro punto di vista sarà estremamente qualificante, è quello relativo alla rigenerazione urbana del complesso di Sant'Agostino, che è lì, abbandonato da tempo, in pieno centro storico, migliaia di metri quadri inutilizzati, un ampio chiostro ex convitto per i giovani, che diventerà invece il centro della animazione sociale del centro storico di Mazara. 6,3 milioni già decretati, che noi utilizzeremo per fare di quel sito il luogo in cui tutte le associazioni che vorranno animare il centro storico troveranno casa, troveranno struttura, troveranno attrezzature di ogni tipo,
per poter animare non soltanto l'ambito giovanile, ma anche degli anziani, dell'accoglienza, per animare il nostro centro storico che oggi non è dotato di una struttura di questo tipo. Io ricordo che nell'ambito di un sistema più ampio, la struttura di Sant'Agostino, quella del Corridoni e il Civic Center rappresentano per il centro storico le tre strutture già finanziate tutte, quindi che arriveranno con certezza, ripristinate a piena funzionalità, che costituiranno l'animazione del nostro centro storico per i giovani. A questa si aggiunge, anche se non è presente nel PNRR, il finanziamento di 3,8 milioni per invece la scuola, ex scuola media, di Mazara 2, dove sorgerà abitazioni, unità abitative per i residenti di quel quartiere, ma soprattutto un grande centro di animazione per 500 metri quadri che è l'ex asilo, l'ex scuola materna che c'era lì in questo complesso con scuola materna, scuola elementare e scuola media. Perché in questi anni si è detto tanto di quel quartiere, no? Ma se non hai una struttura adeguata, come si potrà animare un quartiere di questo tipo che invece ha davvero bisogno della presenza dello Stato, del Comune e di tutti coloro che invece oggi con grande fatica provano a garantire una presenza positiva in quell'area così difficile. Cambiamo settore, Ettore. Sì, volevo solo ricordare giusto chi lavora che abbia anche il giusto riconoscimento. In questo caso i tecnici sono il geometra Vito Pinta e Pietro Aurelio Giacalone, tecnici comunali impegnati alla progettazione col decreto che il via libera che è arrivato proprio tra fine del 2021 e inizio del 2022. Andiamo avanti. Parliamo invece di strutture sportive. E qui io devo fare un grande ringraziamento per lo straordinario lavoro di questi tre anni svolto dall'assessore Bilardello, l'assessore allo sport. Perché per quanto riguarda il PNRR, vediamo se riesco a leggere bene, noi abbiamo dal punto di vista delle strutture sportive presentato dei progetti per un totale di 2 milioni e mezzo per la ristrutturazione del palazzetto dello sport, che è lì da 40 anni e attende un profondo lavoro di ristrutturazione che gli consentirà di essere ancora funzionale per il futuro, e un playground per il valore di circa 1,5 milioni, cioè una struttura sportiva indoor che sarà realizzata nel quartiere Trasmazzaro, nella via Bessarione. Se sommiamo questa struttura a quella che è già in costruzione in via Castelvetrano, più il palazzetto dello sport, Mazara del Vallo avrà entro la fine del 2025, che sono i tempi di realizzazione del PNRR, mese più, mese meno, avrà tre strutture sportive coperte in tre quartieri diversi. Ed è un gran risultato per una città come la nostra, che si è dovuta accontentare invece di un'unica struttura che ormai era, tra l'altro, necessitava tra l'altro di interventi straordinari, e perché noi conosciamo bene le difficoltà delle tante associazioni giovanili che devono fare turni non sempre agevoli per poter fruire di questa struttura. Ce ne saranno tre in tre quartieri diversi. Se a questo noi sommiamo i finanziamenti che già abbiamo per la realizzazione della pista di atletica attorno al campo sportivo, al campo di calcio della struttura della facciata, già finanziata per 700.000 euro, in più i 3,3 milioni per la realizzazione della piscina che sta per andare a gara, ecco che dal punto di vista delle strutture sportive Mazara sarà all'avanguardia e diventerà uno dei centri di riferimento non soltanto della provincia ma di tutta questa parte di Sicilia occidentale, perché appena la piscina entrerà in funzione noi saremo in grado di dare la gestione del complesso della facciata, che smetterà di essere una struttura così, diciamo, ancora in gestione comunale, ma diventerà la vera cittadella dello sport, riferimento per, non soltanto per lo sport dilettantistico, per i tanti concittadini che vorranno fruirne, ma anche per
le società sportive che vorranno utilizzare una struttura di questo livello. Bene, e per lo sport vorrei anche aggiungere che nella palestra Grassa di via Luigi Vaccara c'è un altro progetto e quindi anche quest'altro progetto per 1,5 milioni di euro è stato presentato, non ancora finanziato, ma è stato presentato per completare il discorso sport. Sindaco, prima di ripassare la parola all'assessore Giacalone, anche per altri progetti finanziati, mi riferisco per esempio all'Officina Interculturali e Comunità Educanti, vorrei fare un cenno, se mi consente, sulle politiche sociali per quanto riguarda questo finanziamento complessivo di 2.074.300, questa volta in partnership. Voi sapete che Mazara è capofila del distretto 50, numero 53 con Salemi, Vita e Gibellina, ha partecipato insieme a tutto il distretto all'avviso pubblico 122 Next Generation EU per proposte di inclusione sociale e sono state approvate le proposte presentate dagli uffici dei servizi sociali. Voi sapete che i servizi sociali del comune coordinano anche le attività del distretto e quindi le azioni presentate e ammesse a finanziamento saranno comunque oggetto di ulteriore nota con dettagli che faremo nei prossimi giorni, ma naturalmente siamo in tema di PNRR e quindi abbiamo avuto questa notizia del finanziamento di 2.074.300 euro e nello specifico servizi educativi domiciliari, gruppi appartamento e servizi di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti. Sì, continua la grande azione molto efficace del settore del welfare di Mazara, anche questo coordinato dall'assessore Bilardello, perché non soltanto abbiamo questo progetto finanziato per più di 2 milioni, che vedrà servizi effettivi per tutti coloro che vivono condizioni di disagio e che hanno necessità di interventi veri di inclusione sociale. Ma a questo si aggiunge per esempio un altro finanziamento per 2 milioni e 250 mila euro del Ministero del Lavoro per il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli. Sono interventi che vedono soprattutto il territorio di Castelvetrano e Campobello in maggior parte beneficiario, ma anche Mazara risulta beneficiario di questo intervento già approvato. Io vorrei tornare, se è possibile, alla rigenerazione urbana per raccontare che noi abbiamo presentato un altro progetto, per altri due progetti per 2 milioni, uno che riguarda la realizzazione del famoso teatro all'aperto, che era oggetto di progetto, di visione da parte della precedente amministrazione, che noi non siamo stato in grado di realizzare, perché ovviamente quel progetto era stato pensato con risorse proprie del comune. Io racconto da sempre che tutti gli interventi che noi facciamo, compreso quelli piccoli, che ne so, lo skate park, il parco inclusivo, sono tutti interventi finanziati con fondi di terzi. Questa amministrazione oggi ha serie difficoltà economiche e finanziarie, ce l'ha da tempo, noi stiamo lavorando a stabilizzare i nostri bilanci, a garantire una copertura per i servizi essenziali di questo comune e quindi abbiamo colto l'occasione del PNRR per portare a finanziamento il teatro all'aperto e in più la passerella ciclopedonale che dovrebbe passare sul fiume Mazzaro ed è il completamento ideale della pista ciclabile che andrà presto a gara, che andrà, la gara già è stata espletata, quindi andrà presto in realizzazione, che va dal lungomare San Vito sino al lungomare Fata Morgana. Quindi anche questi interventi per quanto riguarda la rigenerazione urbana. Invece, vado veloce perché non voglio annoiare, per quanto riguarda il sistema educativo, noi abbiamo presentato, come hai detto bene tu, il progetto per una palestra pari a 1,5 milioni nel complesso di via Luigi Vaccara che fa parte dell'Istituto Grassa. Oggi lì non c'è una palestra e tanti studenti devono fare la spola con i bus per trasferirsi invece al complesso di via Gualtiero. Se fosse finanziato, questo progetto renderebbe questo istituto davvero appetibile. In più noi abbiamo presentato un progetto per 465 mila euro per il terzo asilo nido pubblico a Mazara del Vallo, questo in quartiere Trasmazzaro,
in via Bessarione, e inoltre abbiamo presentato al posto dell'istituto Bonanno, la scuola Bonanno, che voi sapete abbiamo dovuto chiudere per gravi problemi strutturali, un intervento superiore a 2 milioni per realizzare lì un asilo nido ed una scuola primavera, le strutture primavera. Come vedete, il quartiere Trasmazzaro è oggetto di tanti interventi significativi, perché noi stiamo cercando di portare una prospettiva di sviluppo infrastrutturale anche e soprattutto nelle periferie, quindi non soltanto Mazara 2, il quartiere Trasmazzaro. E questi sono tutti gli interventi che stiamo realizzando per quanto riguarda l'attività educativa e le scuole. Allora, chiederei all'assessore Giacalone adesso di entrare nel merito e poi passeremo alle domande per quanto riguarda la digitalizzazione. Prima ancora vorrei parlare di un altro progetto. Il finanziamento in questo caso e anche la progettazione non è del comune, ma l'impatto è sul territorio, e mi riferisco al finanziamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la riqualificazione di 16 alloggi nella via Ugdulena per 595.000 euro, e in via Potenza l'82 per 903.000 euro. Quindi questo è un investimento, è una progettazione, bisogna dare merito all'Istituto Autonomo Case Popolari, che invece in partnership con il comune realizzerà nella zona di Mazara 2, come sapete, anche altri interventi. In quel caso hanno anche un impatto sociale, ne abbiamo parlato e torneremo a parlarne quando ci sarà anche l'avvio dei lavori. Allora, assessore Giacalone, per quanto riguarda la digitalizzazione, anticipo una domanda dei colleghi, importanti progetti, finanziamenti, qual è l'impatto reale per la cittadinanza e la comunità? Allora, il PNRR darà una forte spinta alla digitalizzazione di tutti gli enti pubblici. Mazara del Vallo sta accogliendo tutti questi bandi e avvisi di finanziamento che stanno arrivando. Già abbiamo avuto ammesso un finanziamento, siamo in attesa del decreto, per i servizi cloud per un importo di circa 500.000 euro, quindi già questo finanziamento è stato ammesso. Tutti questi finanziamenti che stiamo attingendo si vanno a sommare agli altri finanziamenti che già abbiamo ricevuto con i fondi strutturali di agenda digitale, di agenda urbana, e tutto ciò porterà una rivoluzione dal punto di vista digitale dei processi informatizzati del comune di Mazara del Vallo. Il comune era non in forte ritardo, ma aveva delle difficoltà da un punto di vista principalmente delle banche dati. Stiamo lavorando tantissimo su questi aspetti, si sta lavorando sul potenziamento, miglioramento e riorganizzazione di tutte le banche dati, e si sta lavorando parallelamente anche all'informatizzazione dei processi della macchina amministrativa, in modo da rendere il cittadino direttamente collegato con la propria posizione all'interno del comune, che essi siano la posizione anagrafica, tributaria o urbanistica. Il cittadino potrà accedere attraverso il portale e verificare tutta la sua posizione all'interno del comune. Quindi questi processi, questi progetti sono stati già finanziati, sono già in corso le gare, e a brevissimo partiremo con i cambiamenti delle piattaforme, dei software e di tutto quanto. Bene, grazie assessore Giacalone. Allora, prima di dare la parola ai colleghi, che ringrazio ancora una volta, ce li siamo mantenuti per ultimo, ma l'ultimo argomento di cui parleremo darà anche l'input per ulteriori domande oltre al PNRR. Mi riferisco alla questione ambiente e alla questione rifiuti. Allora, per quanto riguarda, sindaco, gli interventi anche di protezione del fiume Mazzaro, c'è un ulteriore intervento per un sistema di barriere per messa in sicurezza del fiume e recupero anche della strada di Tonnarella. Questo per la questione ambientale, sono
5 milioni di euro, non c'è ancora il finanziamento, ma è un progetto importante con domanda già presentata. Speriamo di poter ricevere questi finanziamenti, perché guardano allo sviluppo del centro storico di Mazara. Come voi sapete, oggi in ballo c'è un primo stralcio di dragaggio che arriverà presto, che dovrà portare sino a 2 metri e 2,5 metri la profondità del nostro fiume. A questo se ne dovrà aggiungere un secondo stralcio che noi stiamo presentando all'interno di un progetto che vede il comune partecipe come socio del flag, i 3 flag delle isole, quello trapanese e quello del golfo di Castellammare, uniti per un progetto che guarda a un contratto di costa. Sarebbe il primo presentato in regione che potrebbe ricevere questo finanziamento. In questo caso la nostra visione sul fiume Mazara è un sistema di barriere che a monte impedisca, in caso di eventi meteorologici che sono sempre più frequenti, l'affluire di tutti i detriti ed evitare quindi i grandi problemi che abbiamo ricevuto, in particolare quello relativo all'alluvione del 2018. Un intervento di recupero del dissesto a Tonnarella. Voi sapete che il tratto, quello dopo la Via del Mare, è un tratto che è oggetto di tanta erosione da parte del mare ed è un tratto che ha bisogno di investimenti considerevoli. Io poi, e chiudo davvero, aggiungerei altri 2 investimenti significativi per Mazara. Il primo, un investimento che guarda ai beni confiscati alla mafia. Noi abbiamo presentato la richiesta di costruzione di un rifugio sanitario per 2,5 milioni. Come voi sapete, oggi noi non abbiamo un canile, abbiamo un piccolo rifugio sanitario e facciamo ospitare i cani che noi prendiamo per strada e li facciamo ospitare al canile Ricara di Caltanissetta, che ci genera un costo di gestione annuo di diverse centinaia di migliaia di euro. Invece vorremmo avere l'opportunità, che guarda al benessere vero degli animali, di un grande canile su spazi veramente ampi, dove i cani non debbano stare in gabbie ristrette a vivere in condizioni veramente difficili, ma un canile che guardi quindi al benessere degli animali, che dia autonomia gestionale al nostro comune. E noi siamo convinti che non solo questa struttura poi si potrà autofinanziare, ma al contrario, saremo noi in grado di accogliere e offrire servizi ai comuni limitrofi o, perché no, di lontano. Per cui non solo questa struttura si autofinanzierà e non avremo più un costo di gestione per le nostre casse, ma saremo in grado addirittura di fare di avere dei proventi da una struttura di questo tipo. E per ultimo, investimento al MITE, Ministero della Transizione Ecologica, per 2 milioni per la riqualificazione del nostro CCR ex Stella d'Oriente, che dovrebbe diventare un centro di eccellenza in grado di accogliere tutto il materiale che sarà differenziato. Come voi sapete, oggi il nostro CCR in via Marsala è in grandi difficoltà, ci sono code da parte di cittadini che non riescono a conferire, ma non perché la struttura non funziona, perché le piattaforme in questa parte di provincia, quelle rispetto alle quali noi siamo autorizzati a conferire, sono piattaforme che non ricevono più. Oggi, sul fronte dei rifiuti, che continua a rimanere sempre un fronte caldo, noi abbiamo 2 interventi, quello di riqualificazione del CCR, che così diventerebbe davvero un centro di raccolta rifiuti di primo livello, per 2 milioni di euro, e invece con SRR, nel cui consiglio di amministrazione io siedo da tempo, invece abbiamo, e lo annuncio qui, l'intenzione di acquisire il polo di Castelvetrano per fare di quella struttura una struttura che consenta una gestione più efficiente dei rifiuti di questa parte di provincia di Trapani e soprattutto una riduzione considerevole dei costi di conferimento, che potrebbe portarci a risparmiare anche milioni di euro e quindi finalmente abbattere tariffe che sono elevate. Sono in media con quelle della provincia, ma sono elevate.
Con questo davvero ho finito. Ettore. Sì, lasciamo spazio ai colleghi per delle domande e soltanto anche per avere, diciamo, gli altri colleghi che stanno facendo le riprese integrali un migliore audio. Vi prego di avvicinarvi qui per fare la domanda. Francesco, prego. Grazie. Intanto ho visto che ci sono tantissimi progetti. Mi viene intanto da fare una prima battuta dicendo che sul Porto Canale c'è tanta progettualità, a partire dal passaggio pedonale e anche quello ciclabile, molto interessante, e anche su altri progetti. Noi speravamo, sindaco, tutti nel miracolo di San Vito, cioè nel senso che giorno 15, San Vito, domani, il dragaggio, tanto atteso dragaggio, il primo stralcio, quello necessario per fare ripartire tu poi tutto attraverso la regione, potesse partire. Purtroppo ancora non è così, però nel frattempo avere la progettualità pronta per poter poi intervenire è importante, così una volta finito quello, fatto questo intervento di primo stralcio, si può intervenire. Comunque, fatta la battuta, ecco così, però faccio la domanda velocissimo. Allora, ho visto che ci sono dei progetti per il centro storico, tanti progetti per il centro storico. Ovviamente questi progetti del centro storico vanno all'interno di un piano particolareggiato del centro storico, che poi va calato all'interno di un PRG. Un PRG che l'amministrazione ha avviato le procedure. Ecco, volevo sapere, siccome sono state convocate anche delle parti sociali, associazioni e tutto, quindi qui l'assessore Giacalone è stato protagonista insieme all'architetto Caldarera, ecco il nome, ogni tanto lo sbaglio. Ecco, volevo sapere a che punto è lo stato dell'arte sul PRG, visto che è lo strumento urbanistico per eccellenza su cui calare tutti i progetti relativi alla città e per lo sviluppo del territorio anche nel prossimo futuro. Grazie. Allora, rispondo subito dall'ultima domanda. E allora, come ben sapete, specialmente quelli che hanno partecipato alle riunioni che abbiamo fatto proprio preliminari per la redazione del piano urbanistico generale, noi siamo tra i primi comuni della regione che ha avviato e sta proseguendo nell'iter di realizzazione del piano urbanistico generale. È un nuovo strumento urbanistico che si differenzia dal vecchio piano regolatore generale, che dà la possibilità a tutti gli stakeholders, quindi a tutti i soggetti interessati, di partecipare. Noi l'abbiamo fatto attraverso una maniera più ampia e trasparente. Abbiamo messo a disposizione il portale, un forum per le associazioni che hanno chiesto di partecipare alla redazione del PUG, dove loro potranno offrire osservazioni e suggerimenti sulla redazione del nuovo PUG. Siamo attualmente in una fase invece di tecnica, dove i professionisti stanno redigendo le relazioni tecniche, per esempio la relazione geologica, la relazione agricola e forestale, quindi è tutta una fase tecnica che è propedeutica alla realizzazione del preliminare di progetto. Quindi all'interno poi del preliminare di progetto saranno calate tutte quelle osservazioni che cittadini, stakeholders, associazioni, associazioni di categoria, ordine degli ingegneri, ordine degli architetti hanno fornito. È ovvio che ci saranno i progettisti che realizzeranno questo progetto preliminare, perché sono loro i competenti alla realizzazione del progetto e dovranno ovviamente tenere conto di tutte le osservazioni pervenute. I tempi sono entro fine anno avere già una bozza del progetto preliminare del piano urbanistico generale. Attendiamo le relazioni dei tecnici, quindi le varie relazioni, alcune delle quali già parzialmente ricevute, quindi presumibilmente fine anno abbiamo la bozza del progetto. Allora, Piero Campisi, Vivi Mazzara, sì. E poi Roberto Marrone di Prima Pagina. Sì, tra l'altro abbiamo noi varie domande che stanno arrivando in diretta in questo momento, la gente ci guarda, ha ascoltato quello che ha detto l'amministrazione comunale, ovviamente si ricorre sempre alle altre domande di interesse comune. Ora, voglio sapere se possiamo fare qualche domanda extra. Allora,
PNRR, se la possiamo fare, fuori tema, per il PNRR, ecco. No, per il piano in oggetto volevo sapere come mai non è stata inserita qualche progetto per Borgata Costiera, che non abbiamo sentito dire. Abbiamo sentito dire parecchio Mazara 2 ed è stato molto importante quello che si è detto su Mazara 2. Mi pare che non c'è niente per Borgata Costiera. E poi se si poteva fare qualche extra domanda al piano la faccio, altrimenti non ci pronunciamo. La gente ci chiede l'attuale situazione ovviamente del Ponte Arena, come vanno i lavori, poi il collegamento della nave. L'anno scorso si era detto che per 7 anni la nave avrebbe avuto il collegamento ufficiale da Mazara per Pantelleria e poi per le altre isole, però non si ha notizia. Com'è lo stato della situazione? Il dragaggio del fiume, con qualche battuta l'amico Francesco Mezzapelle ne ha detto qualcosa. Insomma, questo quello che chiediamo noi di Vivi Mazara insieme alla gente che sta ponendo delle domande. Che sono le questioni che riguardano la nostra città, la vita nostra, no? Che attendiamo da tempo. Allora andiamo per ordine. E noi abbiamo sfruttato tutte le opportunità dei bandi del PNRR. Non è che c'è stata la volontà di realizzare qualcosa da una parte piuttosto che da un'altra. Avendone le opportunità abbiamo scelto le periferie. Per esempio Asili Nido, no? Allora, nel quartiere Trasmazzaro, che è popolato da 10.000 abitanti, ha senso fare un asilo nido. Borgata Costiera non avrebbe senso realizzare un asilo nido lì, e così via, no? Borgata Costiera sarà oggetto di lavori finanziati per 2 milioni di euro per la costruzione di una nuova rete idrica, in questo momento, delle acque bianche, di scarico delle acque bianche, che è importantissimo perché anche lì è stato oggetto di disfunzioni nell'ambito dell'alluvione 2018. Sono importi già stanziati dalla Regione Sicilia che noi faremo lì. Ovviamente noi sui progetti del PNRR quello che era fattibile, che aveva un senso, che dava una fruizione, li abbiamo utilizzati tutti. Non c'erano progetti specifici o piccoli da fare. Su Borgata Costiera, che è una borgata che noi non dimentichiamo, noi avremo da fare degli interventi, ma extra PNRR, finanziati in altro modo, in quella piazza centrale che attende da troppo tempo di essere in qualche modo riimmaginata alla fruizione, perché c'è una fontana che non funziona e che ruba spazio di vivibilità a tutti quanti. È chiaro che per fare questo poi servono le risorse, quindi risorse che noi man mano proviamo a trovare per poi realizzare gli interventi. Invece, rispondendo a tutto il resto, sul dragaggio, in questo momento si stanno definendo le operazioni di firma del contratto dell'impresa. Noi confidiamo che presto cominci. Io ho preso un impegno, parlerò il giorno che arriverà la draga a Mazara e si cominceranno i lavori di escavazione, e mantengo questo impegno. Devo raccontare però che seguo la vicenda settimanalmente, e le procedure burocratiche, anche se lentissime, vanno avanti. Ho partecipato a un tavolo tecnico circa 2 settimane fa in Capitaneria di Porto e devo dire che dal punto di vista tecnico le cose sono messe bene, quindi speriamo che questa vicenda lunghissima finalmente arrivi a destinazione. I lavori invece sul ponte di Contrada Boccarena sono cominciati. Io approfitto per ricordare a tutti che questi lavori di competenza del Libero Consorzio sono cominciati così tardi perché in questo momento noi viviamo due problemi seri, ma a livello globale, che vivono tutte le imprese e tutte le pubbliche amministrazioni. Il primo, l'aumento dei prezzi nel post pandemia e che poi ha accentuato la guerra in Ucraina. Progetti il cui computo metrico era 100, oggi in fase di realizzazione dopo 2-3 anni hanno assunto un costo superiore al 20%, al 30%, mettendo in difficoltà le amministrazioni appaltatrici, le stazioni appaltante, e anche le società che si sono aggiudicate, tant'è che molti stanno rinunciando dopo aver vinto la gara. In più, l'approvvigionamento delle materie prime e dei materiali,
che è stato tardivo, non si trova materia prima, lo sa bene chi lavora nel campo dell'edilizia, non si trovano i metalli, gli acciai, il ferro, che sono a prezzi più elevati e che arrivano in modo tardivo. Al tavolo tecnico ultimo in prefettura, l'impresa ci ha fatto vedere i bonifici fatti nel mese di novembre del 2021, raccontandoci che ad aprile, da novembre, ancora attendevano i materiali per essere lavorati. Queste sono difficoltà vere che io devo raccontare, non posso raccontare la favoletta che c'è qualcuno che se ne frega e basta. Le responsabilità del libero consorzio, che per 8 anni non ha mantenuto questo ponte, sono chiare e sono lì sul tavolo. Ma devo anche dire quella che è la realtà di oggi. Anche i nostri cantieri tardano un po', proprio per lo stesso motivo. In ANCI c'è in questo momento una importante discussione sulla capacità degli enti locali, cioè i comuni, stazioni appaltanti e delle imprese, di portare a compimento tutti i progetti già presentati, finanziati, proprio per questa situazione di criticità generale e che riguarda lo stesso PNRR, cioè progetti presentati con un valore oggi hanno costi di realizzazione superiore del 20% e 30%. Queste sono tutte le questioni che è giusto che i nostri concittadini sappiano, però la cosa essenziale è che i lavori sono cominciati e che arriveranno a termine. Noi sappiamo che il termine ultimo per la consegna dei lavori è il 31 agosto. Le nostre pressioni sono per completare prima, ma avere il risultato di un ponte comunque ristrutturato e che il comune acquisirà il proprio patrimonio un giorno dopo, garantendone la manutenzione, è un risultato da non sottovalutare. Perché la storia del fiume Mazzaro ci racconta, per esempio, molto altro, di un progetto cominciato anni fa, di lavori consegnati a novembre del 2019 e ancora non completati. Invece il Ponte Arena siamo certi che sarà completato e che presto, spero molto presto, tornerà alla viabilità, eliminando il profondo disagio di tutti quelli che sono residenti qui in quell'area, che hanno ragione a lamentarsi, perché sono vittime di una disfunzione del libero consorzio. Io lo ricorderò sempre questo. Ecco, in merito alla nave, sindaco. La nave, bene. Cioè non se ne parla completamente, c'è un silenzio assordante. Che succede sulla nave? Che la Regione Sicilia, l'anno scorso, ci ha concesso in via straordinaria un test di questo collegamento. Ed è stato importante. Primo perché si sono realizzati lavori in banchina, senza i quali la nave non sarebbe mai potuta arrivare. Quindi ora il nostro porto finalmente dall'anno scorso è in grado di accogliere la nave. Però poi la Regione Sicilia si è addormentata. La gara per le nuove tratte di continuità territoriale, cioè quelle che garantiscono a chi risiede nelle piccole isole di andare sulla terraferma che sarebbe la Sicilia, no? È stata espletata soltanto adesso. Gli esiti si sono avuti il 10 giugno, quindi proprio in queste giornate, e quindi questa gara sarà appaltata, i contratti firmati, sicuramente a partire dall'anno prossimo. Ancora quest'anno si va per il secondo anno consecutivo in proroga. Quindi la nostra tratta Mazzara-Pantelleria, che è nel contratto prossimo, e che doveva partire da quest'anno, contrattualmente partirà dall'anno prossimo. Ma quest'anno noi stiamo spingendo perché anche con la proroga si consenta ancora una volta a Mazzara di essere collegata con Pantelleria e viceversa, Pantelleria di essere collegato con Mazzara. Siamo in contatto con la struttura dell'assessorato alle infrastrutture, speriamo che questo arrivi, anche se tardivamente, arrivi presto. Comunque c'è il rischio che può saltare anche per situazioni burocratiche il collegamento quest'anno, la gara, può saltare la gara all'interno della quale c'è la tratta Pantelleria-Mazzara, entrerà in vigore a partire dall'anno prossimo per i ritardi con cui è stata effettuata. Questo è lo schema, ma quest'anno proviamo ad avere la stessa proroga come quella dell'anno scorso, che è sperimentale, ma anche questo, dico, non è un risultato da
da buttare via. Mazara è nella gara per 5 anni, no, sarà presente nella regione in virtù di quanto ha dichiarato l'anno scorso si sarebbe dovuta sbilanciare e dire quest'anno c'è un problema XX e comunicare. C'è gente che chiama da Milano, da Torino. Anche noi che facciamo le manifestazioni avevamo anticipato e che c'era una nave che collegava Pantelleria per gli ospiti, avere più turismo a Mazara. Cioè la regione lì secondo me è andata un po' KO in tal senso. Condivido pienamente, purtroppo siamo abituati a questa e altre defaglianze, inspiegabili dal nostro punto di vista. Trapani e abbiamo avuto l'anno scorso 700, ho acquisito i dati direttamente dalla società di navigazione, 700 passeggeri complessivi, che secondo me non sono tantissimi, però questo perché? Perché la nave è stata condivisa con Trapani e quindi è venuto meno in molte giornate è venuto meno il collegamento da Mazara a Pantelleria. Tutto quello che è arrivato l'anno scorso e quello che ci sarà quest'anno è tutto in più che non ci dovrebbe essere e che noi siamo riusciti a strappare. Ci ha consentito di realizzare i lavori in banchina, no? A cura della regione, ovviamente, perché il porto è a competenza regionale. Ci ha consentito di essere pronti per quando ci sarà la gara che sarà contrattualizzata. E lì avremo... Lì chi vincerà la gara dovrà garantire la tratta Mazara Pantelleria. Non era più una cosa volontaria come quella che è successo, no? Detto questo, presto avremo anche una stazione marittima temporanea in attesa del progetto di agenda urbana di realizzazione dell'altra. Ritornando al PNRR, lo scorso 6 maggio il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le gradatorie per le aree dove saranno costruite 216 scuole previste appunto dal PNRR Istruzione. Abbiamo visto che nell'ambito istruzione l'amministrazione ha aderito a vari, ha presentato domanda a vari progetti, 14 saranno le scuole costruite in Sicilia, il 42% nel sud, Marsala ha avuto finanziato un progetto, come mai a Mazara non si è pensato, non alle scuole perché abbiamo visto che avete presentato qualcosa, ma come mai non si è pensato a risolvere il problema annoso che in questo momento è molto silenzioso dei licei, del liceo mazzarese? Se mi posso permettere, seconda domanda un po' fuori PNRR, in questi giorni è comparsa una novità in Piazza della Repubblica, nulla contro i proprietari del pub del Vintrò che hanno legittimamente chiesto uno spazio pubblico, ma come mai è stata autorizzata la collocazione dei gazebi di questo locale al centro della Piazza della Repubblica? La scorsa sera, 2-3 sere fa, parliamo di venerdì scorso, ho avuto modo di incrociare dei turisti che sono rimasti sbalorditi da questo pugno nell'occhio di questa piazza così armonica, con questi gazebi messi tra l'altro proprio davanti la piazza principale, davanti alla statua di San Vito. Rispondiamo a entrambe le questioni. Noi siamo intervenuti sulle scuole con 3 e più interventi, no? Quel bando di costruzioni non è di nuove scuole, ma di ristrutturazione di scuole che non erano più agibili, quindi non era una manutenzione ordinaria, ma scuole che non potevano essere utilizzate. E noi abbiamo partecipato, però per disfunzioni nostre, degli uffici tecnici, non siamo riusciti a vincere quella gara. Allora abbiamo presentato un progetto alternativo per l'unica scuola che si trova in queste condizioni, che è la Bonanno. Riferimento invece è che sarà oggetto invece di una struttura primavera di cui l'Istituto Grassa ha ancora bisogno. Riguardo invece alla questione dei licei, quelle sono di competenza del libero consorzio. Il comune ha un'unica azione che può fare: dare la disponibilità di immobili propri, cosa che noi abbiamo fatto a più riprese, più e più riprese, ma nessun immobile è stato valutato idoneo a ricevere il liceo. Per cui gli interventi sui licei sono di competenza del libero consorzio. Se misuriamo rispetto a quello che ha fatto al ponte di Boccarena, la risposta mi sembra che arrivi da sola. Riguardo invece Piazza della Repubblica, questo è un tema vero sul quale ci stiamo interrogando.
Il posto migliore dal nostro punto di vista era quello dove è sempre stata questa struttura, ma la diocesi, tramite il parroco che è il responsabile della cattedrale, ci ha fatto sapere che ci avrebbe diffidato se noi avessimo consentito ancora la presenza di queste strutture adiacenti alla cattedrale. E allora, in assenza di un regolamento, perché il comune di Mazara non è dotato, che preveda cosa fare all'interno delle piazze, cosa fare nelle strade, gli uffici tecnici correttamente hanno dato uno spazio pubblico a un'attività e hanno individuato quel luogo. Perché dico ci stiamo interrogando? Perché poi gli effetti sono quelli che vediamo. Quello che ci serve è un nuovo regolamento per la gestione degli spazi pubblici. Io spero che il Consiglio Comunale, so che c'è una proposta che è già pronta, presto, perché è di competenza del Consiglio, provveda a dotare la nostra città di questo regolamento in maniera da contemperare le esigenze, che sono esigenze di tutti i centri storici di tutte le città, quelle relative alle attività economiche, che stanno anche nelle piazze principali, eccetera, in posti idonei, e quelli relativi invece alla fruizione di spazi storici come questi, che va garantita. Ma in maniera informale non si può aprire un dialogo con la diocesi? Dico, perché tra i due mali credo che vada visto il male minore, vada considerato il male minore. Sono riflessioni giuste sulle quali stiamo lavorando. Ci prospetta, in attesa del regolamento, ci prospetta un'estate davvero piena, già iniziata, di turisti a Mazara, e che trovino una piazza in queste condizioni, una piazza straordinaria, tra le più belle piazze della provincia di Trapani, in queste condizioni credo che sia, per noi stessi, ecco, per il bene anche della nostra città, poco decoroso. Sono riflessioni corrette sulle quali stiamo lavorando. Bene. Bene, non vedo, come si suol dire, altri iscritti a parlare dell'ordine dei giornalisti, che sono i giornalisti accreditati per le conferenze stampa. Abbiamo voluto fare il punto sulla progettazione, progetti finanziati e progetti presentati del PNRR, e vi rinnovo l'appuntamento a venerdì alle ore 10.30 per la riapertura del Teatro Garibaldi. E vi anche sottolineo, rispetto ad alcune domande informali che sono state fatte prima alla conferenza, che attendiamo da parte della Presidenza del Consiglio Comunale, stanno arrivando i pareri, la convocazione per la sessione di bilancio, che sarà anche molto importante per sbloccare anche gli investimenti in vista degli impegni che vi sono. Bene, io ringrazio voi che avete partecipato, grazie al sindaco Salvatore Quinci e all'assessore Vincenzo Giacalone. Alla prossima conferenza, buona giornata.